Siamo lodati Gesù e Maria. Questa 23ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, converge intorno al tema della correzione dei peccati, dicevo già ieri sera, e questo tema è affrontato sotto due aspetti distinti, anche se complementari, dalla prima lettura e dal Vangelo. Quindi la prima lettura, che ho approfondito ieri sera, parla della correzione doverosa da parte delle persone costituite in autorità. Il Signore dice al profeta Ezechiele, il profeta è un mandato al popolo con l'autorità di Dio, guarda che se vedi qualcuno commettere una colpa, se non glielo dici, va all'inferno lui e te, tu sei obbligato a dirglielo, se non ti ascolti tu gliel'hai detto, lui andrà all'inferno, detto in termini feriali, ma tu sarai salvo. E dicevo ieri sera, attenzione a tutti coloro che sono costituiti in autorità, genitori, parroci, governanti, che hanno il dovere di correggere le colpe e i peccati delle persone loro sottoposte, sotto pena di doverne poi rispondere a loro volta davanti a Dio. E dicevo ai fedeli, e dicevo anche a voi, io piano piano ne dico tutte quante le cose, nel corso, perché io non posso essere accusato davanti al nostro Signore che qualcuno di voi dovesse, Dio non voglia, fare una brutta fine, e il nostro Signore mi dica, e tu perché non gli hai detto che quella cosa era peccato? E non posso fare, anche se a volte questo fa diventare un pochino impopolari, io non mi sono mai sottratto a questo compito e non mi sottrarrò, perché anche se non viene compreso e capito come un bene, tale è e tale deve essere. Il Vangelo invece affronta un tema complementare, che è quello della correzione fraterna, quindi tra persone uguali. Gesù dice, se un tuo fratello commette una colpa vai a punisci. La correzione fraterna non è doverosa come quella delle persone costituite in autorità. Se ricordate il catechismo, ammonire i peccatori, vi ricordate? È una delle 7 opere di misericordia spirituale. E ricordate? Insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, la più difficile, sopportare pazientemente le persone moleste e poi pregare Dio per i vivi e per i morti. Quindi ammonire i peccatori è un'opera di misericordia. Quindi, e che cos'è la misericordia? È l'esercizio della carità, prima cosa di cui parleremo, di cui San Paolo parla nella seconda lettura, verso chi sbaglia, verso chi si trova in una situazione di infermità, di sofferenza anche morale. Quindi il motivo che spinge, che deve spingerci, quando è opportuno, adesso vedremo, spero di essere sintetico, a correggere un fratello, è sempre l'amore. San Paolo dice nella seconda lettura, e questa è la prima regola della correzione fraterna, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Correggere una persona che sbaglia è diverso dal giudicarla nel cuore e dal condannarla, ma ci si rende solidari con lei, cioè ha sbagliato, ah, io al posto suo l'hai fatto peggio, forse non se ne rende conto, gli diamo una mano e quindi con tutto l'amore e la dolcezza di questo mondo, a tempo e in modo opportuno come vedremo, mi avvicino e lo correggo. Io devo dire, lo dico anche sapendo che questo non gli andare in pubblico, che ci sta già dando conto adesso, che io ho imparato questa cosa, e ne devo rendere merito senza voler mancare di riguardo a nessuno, dal vescovo che mi ha ordinato sacerdote, che è Monsignor Pedocchi, che mi ha veramente insegnato cosa vuol dire, e lui era anche un'autorità, correggere con una dolcezza e con un amore veramente infiniti. Quindi io ho avuto un testimone, un maestro vivente di questa cosa, una delle cose che mi porterò sempre nel cuore. Allora, se è la carità quella che ci muove, c'è anche un'altra cosa, che è quella di cui Gesù parla al termine del Vangelo. Gesù, dopo aver parlato della correzione fraterna, parla della preghiera, ma come mai? Dice, se due o tre di voi si accorderanno per chiedere qualche cosa, il Padre mio ve la concederà. Perché la prima cosa che devo fare quando vedo una persona che sbaglia, prima ancora di parlare io, d'accordo? Devo pregare. Se io ho misericordia di una persona che ha sbagliato, che cosa farò? Signore mio, ti prego, dai la luce nell'anima di questo fratello e di questa sorella perché possa comprendere che sbaglia. Basta semplicemente recitare un'Ave Maria, d'accordo? Per quella persona. La carità deve essere il motore e la preghiera deve essere sempre ciò che precede l'eventuale correzione fraterna.
perché devo chiedere al Signore la grazia che questa persona apra il cuore, mi ascolti e prenda bene le cose che gli dico, non in male, che mi dia le parole giuste, che mi dia la carità necessaria, la conoscenza per poter intervenire. Prima di passare a vedere che cos'è la correzione fraterna, vediamo che cosa non è la correzione fraterna, per cosa è la vedremo negli ultimi minuti, la prima parte del Vangelo. La correzione fraterna non è e non si deve mai fare andare a sparlare delle persone. Se Gesù dice vai e prendilo da solo e parla con lui, sta dicendo negativamente non parlare con nessuno delle colpe che vedi commettere da un altro. La maldicenza, anche nella forma della critica, del pettegolezzo, è un peccato. A proposito del compito che l'autorità ha di dire le cose come stanno, e non si deve fare. Guardate che tre molto spesso può diventare un peccato mortale in alcuni casi, quando la cosa che si rivela è molto grave, oppure per la dignità della persona di cui si parla male. Se si parla male, scusatemi, del vescovo, del papa, è un peccato sempre grave, d'accordo? Sempre, d'accordo? Per la dignità soggettiva di quello di cui si parla male, oppure se si dice una cosa grave, cioè io ho visto una cosa molto grave oggettivamente essere commessa da una persona, un peccato privato, che lo vado a sbandierare in giro, questa è una cosa molto infamante, quello è un peccato mortale, non è un peccato veniale, Cioè i peccati veniali sono i pettegolezzi, capito? Guarda questo, guarda quell'altro, guarda quello. Comunque tra i peccati veniali, dicono i maestri di spirito, è quello che maggiormente dispiace al Signore, perché è direttamente contrario alla carità. Voi pensate che San Francesco d'Assisi, quando uno gli andava a chiedere che voleva diventare frate, prima ancora di controllare se fosse umile, puro, come tesi attenti, uomo di preghiera e penitente, controllava che non fosse un chiacchierone. Perché dentro una comunità religiosa, se ci stanno i chiacchieroni che cominciano a dire questo è così, la comunità religiosa è completamente distrutta. Capite? È un peccato meno grave della lussuria, d'accordo? Ma mentre la lussuria distrugge soltanto chi lo commette, principalmente, la maldicenza distrugge completamente comunità, paesi, parrocchie o cose di questo genere. Quindi guai a fare una cosa di questo. Non si parla mai male di nessuno. La piccola Giacinta di Fatima, tra le varie rivelazioni che ricevette dalla Madonna, fu questa: non parli male mai di nessuno e fuggi chi parla male. Quando qualcuno ci parla male di qualcun altro, non dobbiamo stare a sentire, dobbiamo molto delicatamente e caritatevolmente fermarlo. E ricordate un proverbio, questo ve lo dico per esperienza, questo è un proverbio infallibile: chi parla male a te e agli altri, ricorda che quando tu non ci sei, parla male di te, capito? Se io ascolto qualcuno che mi parla male di un altro, stai tranquillissimo che quando tu non ci sarai, quello ti farà il cappotto dietro. Io ho esperienza personale, capito, anche di persone, ormai ho 13 anni di sacerdozio alle spalle, che venivano a lamentarsi del prete X e del prete Y, no, del parco precedente che era così, così e colà, e sembravano tutti casati, che sembrava che io fossi chissà che io, chissà che cosa. Dopo un po' di tempo, degli hanno soldi a parlare male a destra e manca, che aveva le stelle alle stalle. E ho imparato per esperienza che quello che era dovuto dirgli è tappare subito la bocca e dire lasciamo perdere, se c'è qualcosa che non va, diciamo insieme una bella preghiera e andiamo. Questo non si fa mai, per nessun motivo. Altra cosa che non si fa: se ciò che muove la correzione è la carità, i maestri di spirito dicono non devi mai correggere una persona quando sei arrabbiato, perché le colpe che sono commesse potrebbero essere commesse contro di te e te potrebbero essere uno di 5 minuti. Ma quando noi siamo arrabbiati non abbiamo la lucidità per fare una correzione tranquilla, caritatevole, dolce. Generalmente reagiamo e è capace che offendiamo, è capace che alziamo la voce, quindi non arriva la correzione, arriva la nostra rabbia, anche giustificata, e arrivano delle ferite alla persona, non una carezza per quanto dolorosa come la correzione. Quindi non si corregge mai, ricordiamolo, quando si è alterati. È sempre meglio andare a freddo. A capo tappi la bocca, conti fino a 50, quando le acque si calmano, in te, questo va soprattutto da marito e moglie, dopo ne parliamo con dolcezza
e con calma. Queste sono le due cose che sono assolutamente da evitare, non si fanno mai. Parlare male agli altri e rimproverare quando si è arrabbiati. La terza cosa è chiaramente che non bisogna mai mancare di rispetto al prossimo, mai usare termini offensivi, e non soltanto vulgarità ma anche dispregiativi, tipo ah non capisci niente, ah ma che sei matto, ma qua a destra a sinistra, mai. Queste condizioni bisogna rispettare. Poi che si fa? Si prende la persona a tu per tu. Perché a tu per tu? Perché noi siamo contenti se i nostri peccati vengono sbandierati a destra e a manca? No. Quindi è carità che la correzione rimane in ambito privato, personale. Dopo che ho pregato, che sto tranquillo, mosso dall'amore, con dolcezza, umiltà e carità, e un'altra condizione, attenzione, se ritengo che la persona che devo correggere sia aperta ad accogliere la correzione, questa è una cosa che devo valutare in coscienza, perché se una persona è una di quelle che viene superbe, orgogliose, tu glielo puoi pure dire con tutta la carità del suo mondo possibile e immaginabile, una persona non ti ascolta e poi la fa peggio, è capace che si arrabbia, è capace che poi, quindi è da valutare anche l'opportunità e il tempo della correzione. In ogni caso la si fa anzitutto in privato, nel segreto. Il secondo step, attenzione, qui non si parla semplicemente di colpe piccoline, quindi di colpe private, si parla di cose grosse, di cose oggettive, no? Per fare un esempio, c'ho un'amica che ha fatto un aborto e non si rende conto di quello che ha fatto, cioè l'aborto è un peccato gravissimo, un peccato grandissimo, capite? Quindi è un'opera di misericordia trovare il modo, il momento, la forma, le circostanze per poter far riflettere questa persona. Perché innanzitutto c'è da confessare, e se vi doveste riuccidere la vita non la faccia più una cosa del genere, no? Quindi si tratta di cose grosse. Poi Gesù dice, se non c'è l'ascolto in privato, ci può essere un esercizio della carità congiunta, cioè, capito? Si parla della stessa cosa, sempre con molta carità, in un piccolo gruppetto, dice, una o due persone, chiaramente che vogliono bene a questa persona, che possano in qualche modo aiutarla, che in qualche modo ti diano manforte, quindi ti aiutino nell'ora della correzione. E la terzo step, attenzione, Gesù dice, se non ascolta manco questi, dillo all'assemblea. Attenzione, questo è uno dei rarissimi luoghi, perché assemblea in greco è ecclesia. Ecclesia significa chiesa, cioè se non ascolta neanche questi, dillo alla chiesa. Che cosa significa tradotto in termini? Allora, significa dillo all'autorità che possa prendere provvedimenti, che non è fare la spia. Faccio un esempio, c'è un ragazzino che si comporta oggettivamente malamente, dice un sacco di bestemmie, d'accordo? Un esempio molto molto concreto, tu senti quel ragazzino, che cosa devi fare? La prima volta prendi quel ragazzino con tanta dolcezza e carità e gli dici guarda, bestemmia è una cosa brutta, insomma, no, non la fare questa cosa qui. Ma se tu non li senti, che cosa bisogna fare secondo voi? Con grazia, con dolcezza e con carità, quindi bisogna dire alla mamma, al papà, perché vuol darsi che la mamma e il papà non lo sappiano che il bambino bestemmia, e la mamma e il papà sono l'autorità che devono correggere il bambino, dillo all'assemblea. La stessa cosa, se vedete il parroco che fa qualcosa che non funziona, che bisogna fare? Prima pregare per lui. Dopodiché, se proprio non funziona, lo vai a trovare e gli dici, senti signor parroco, mi spieghi un attimo questa cosa, io vedo questa cosa, a me non mi sembra tanto per la quale, tu che ne dici? Se si tratta di una cosa grave, oggettivamente grave, qual è il prossimo step se il parroco non ascolta? Chiaramente non se il parroco fa la messa più lunga dei 2 minuti, d'accordo? O la predica più lunga dei 3 minuti, queste non sono cose, perché questo si esercita un pochino di santa pazienza, d'accordo? Cose grosse, cose grandi, se c'è una cosa grave si deve andare da chi? Al vescovo, a dire guarda eccellenza mi dispiace tanto, ma questo sacerdote da un punto di vista oggettivo so che fa questo, l'ho visto, ho le prove, gli dia una mano, cerchi di correggerlo, capite? Questo non è fare la spia. E riferire all'autorità un peccato grave, attenzione, oggettivo, quindi non una stupidaggine o una calunnia, che io vedo commettere da una persona, in alcune circostanze è un dovere morale, capite? Perché le autorità devono essere informate, perché le autorità possono anche intervenire coercitivamente, capite? Quando ci sono cose gravi. E non parlare
Quindi tenersi semplicemente per sé è una forma remota di rendersi complice di quel peccato. Quindi è chiaro che tutto questo va fatto nei modi e nei tempi in cui abbiamo visto, ma bisogna farlo. Sono indicazioni che ci dà il Vangelo. Dinanzi al Vangelo non possiamo dire no. Gesù ha dato questi step in privato, con due persone e poi alla Chiesa. Chiesa significa, decodificato, l'autorità costituita su quella certa persona. Se è un ragazzo, i genitori, d'accordo? Oppure, facciamo un esempio estremo, d'accordo? Uno sa che un collaboratore parrocchiale, stretto del parroco, fa delle cose oggettivamente gravi, non le chiacchiere, capito? Capite? So per certo, provato, d'accordo? Questa è una cosa che va segnalata, capite? Perché potrebbe generare uno scandalo. E l'autorità, prima di confermare i compiti o incarichi, deve sapere se la persona sia in qualche modo, non dico San Francesco, però abbia una vita, diciamo così, tale che tu lo possa presentare come un testimone, diciamo così, credibile, un rappresentante credibile dell'autorità ecclesiale, perché dopo le persone si scandalizzano se ci sono, come dire, comportamenti oggettivamente gravi, magari da parte di persone che in qualche modo sono, come dire, connessi, collaboranti con gli ambienti ecclesiali. Spero di essere stato chiaro, queste sono cose molto molto delicate e molto molto importanti. Sempre dentro, ripeto, l'orizzonte della carità e il contesto della preghiera. Il fondamento di tutto questo è un solo punto. Quando una persona sbaglia, fa del male a se stesso, ma produce anche del male fuori di sé. E per quanto è possibile, noi dobbiamo cercare di evitare il proliferare e il moltiplicarsi del male. Questo non va fatto in maniera sconnessa o disordinata, ripeto, preghiera, carità, intervenire nei modi in cui Gesù ha detto, a tempo, luogo, forma e circostanze opportune, dentro il contesto dell'esercizio della misericordia paterna. Tante volte il Papa ci esorta, perché le opere di misericordia vanno compiute. Tante volte è finito il Giubileo della Misericordia, ma il Giubileo della Misericordia è stato indetto perché diventassimo buoni praticanti di tutte le opere di misericordia corporale e spirituale, tra cui quella di cui ci ha parlato il Vangelo, che è appunto quella di ammonire dei peccatori. Chiediamo a Maria Santissima che ci dia sempre la sua infinita carità e dolcezza per fare quando è necessario questo atto di carità ecclesiale, che ci aiuti soprattutto ad essere sempre molto molto umili, ricordando sempre prima di guardare i peccati del prossimo, che molto spesso lo facciamo troppo facilmente, a guardare sempre prima i nostri, come diceva Don San Francesco, ritenendoci sempre peggio degli altri, in modo tale di avere grandissimo rispetto e carità quando dovessimo essere in qualche modo portati, diciamo così, tra virgolette costretti dalle circostanze a dover intervenire con carità per correggere un fratello. Siamo lodati Gesù e Maria.